sabbia. Eliart posò delicatamente sull'erba la scatola che aveva in mano. «Questo posto è perfetto», disse aggiustandosi alcune ciocche dei suoi capelli neri dietro alle orecchie. La sua migliore amica, Jess Forrester, le si accovacciò accanto. Era un sabato mattina, presto, e l'umidità del prato arricciava i capelli biondi di Jess ancora più del solito. «Questa è una delle cose che preferisco del lavoro alla clinica. Diamoci una zampa», disse. «Adoro rimettere in libertà gli animali quando sono guariti», Lily annuì. Si sentiva così fortunata. I suoi genitori avevano trasformato un fienile che si trovava in fondo al loro giardino in una clinica veterinaria per animali selvatici. Lei e Jess, che amavano gli animali, li aiutavano tutte le volte che potevano. Aprì la scatola con attenzione e fece un gran sorriso al piccolo riccio che c'era dentro, tutto avvoltolato su se stesso. Un abitante di Villa Stella lo aveva trovato mentre portava a passeggio il suo cane. Il riccetto si era fatto male a una zampa, perciò lo aveva portato alla clinica.